Amici italiani, ben ritrovati con un nuovo video. Come avete visto dal titolo, oggi parliamo della chiappa M19, una carabina che sta spopolando negli Stati Uniti, che in Italia è stata commercializzata da poco. Ne esistono principalmente due versioni, questa è quella col calcio in legno, l'altra è con la calciatura in polimero. Controlliamo come al solito, non abbiamo perso certo l'abitudine di vedere se l'arma è scarica, la puntiamo sempre in una direzione sicura e controlliamo all'interno della camera di cartucce. Ovviamente il caricatore era già stato tolto. Questa in particolare è in calibro 9x19 e la sua controparte invece è in 30 M1. La chiappa produce sia la carabina in 9x21 che in 9x19. Questa è in 9x19 o 9 Luger e ha due catalogazioni, due classificazioni per essere precisi. Con fino a 5 colpi è un'arma da caccia. Se la volete acquistare e denunciare utilizzando caricatori con più di 5 colpi, dovete per forza di cose denunciarla come arma sportiva. Io ho stampato la scheda di classificazione del banco di prova, vediamo se riusciamo a vedere qualcosa. Questa è la scheda dell'arma in 9x19 classificata caccia, quindi è un'arma di categoria B4, quindi una semiautomatica, una carabina, un'arma lunga semiautomatica, quindi è denunciabile come arma da caccia se utilizzate caricatore da 5 colpi, altrimenti potete denunciarla come sportiva e i caricatori possono essere fino a 29 colpi. Mentre per la versione in 9x21 mi risulta, ma non ne sono certo purtroppo, da catalogo io ho trovato solo una versione ed è classificata caccia, quindi non è sportiva. Vediamola più nel dettaglio. Ha una bella calciatura in legno che potrebbe essere molto simile al modello originale che vedete qui davanti, come vi siete già accorti. La differenza sostanziale, oltre al calibro ovviamente, è il funzionamento. Quella originale era in calibro 30 e a sottrazione di gas, quindi c'è un pistone a corsa corta all'interno che spinge la manetta, vedete, disposto, spinge la manetta d'armamento indietro con otturatore rotante, mentre la versione della chiappa è a massa battente. Vedete che l'otturatore non ruota e la chiusura è affidata, come nelle pistole di piccolo calibro come le 22 o le 9 corto, al peso dell'otturatore e della molla di recupero, quindi si chiamano a bassa battente. Sicuramente un sistema che favorisce l'economicità dell'arma, perché ha meno parti in movimento e le lavorazioni sono molto più veloci. Le parti fondamentali sono in acciaio, quindi la canna, la manetta d'armamento, l'otturatore,
Il congegno di scatto, quindi il cane, la molla, ovviamente il guidamolla, sono in acciaio, mentre altre parti meno importanti come la tacca di mira, il che vediamo qua in parte, la fascetta anteriore e la mira sono in polimero. La mira ha il castello ovviamente in lega e alcune parti in polimero, ma principalmente le parti a uso sono di buona fattura. Quello che mi ha convinto poco, ma che i tecnici Chiappa garantiscono, è il castello, che è in lega leggera, non è in alluminio, ma è comunque in lega, non è in lega d'alluminio ma è in lega. Sicuramente si vede subito il confronto. La carabina della Chiappa ha due innesti, passatemi il termine, a coda di rondine da 11 mm per il montaggio delle ottiche, cosa che ve lo dico lo stesso, ma quella originale non ha. Posso farvi vedere il montaggio dell'ottica, che è molto molto semplice. Cerco di essere più veloce possibile. Questa è un'ottica piuttosto economica. E ha anche montato degli attacchi molto più economici dell'ottica. Però dà dei buoni risultati, soprattutto per tastare veramente la precisione dell'arma, perché le mire sono un po', secondo me, la nota dolente di quest'arma. Sono, non dico ballerine, però non sono fisse, non sono stabili come quelle originali, quindi in acciaio, perché sono in lega, quindi sono soggetti a una certa usura. Ma e vi dico che con un'ottica anche con pochi ingrandimenti come questa, sulla carta diventa una carabina molto precisa, a patto di usare delle cartucce piuttosto potenti, passatemi il termine, o almeno utilizzando delle palle blindate, perché ho notato che con quelle ramate la precisione non è la stessa. Parliamo brevemente del calibro, che è tuttora vietato sulle armi corte semiautomatiche, ma come molti sapranno è libero con qualsiasi tipo di palla, quindi intesa palle blindate o a punta cava. Comunque non c'è più l'obbligo dell'utilizzo di palle in piombo, quindi anche con il 9 Luger possiamo utilizzare senza problemi ricariche o munizioni, se le trovate, con palla blindata. Il fatto di scegliere una carabina in 9 Luger rispetto a un 9x21 sta solo nell'idea di avere un calibro che fino a pochi anni fa era vietato ai civili, almeno con questo tipo di palla, insomma, o comunque con armi semiautomatiche. Perché in armeria ci sono veramente pochi caricamenti, sono tutti o quasi con palla in piombo a causa delle vecchie limitazioni, e quindi siete quasi obbligati a ricaricare, altrimenti dovete comunque sparare solo piombo, e le cartucce in 9 Luger costano, perché non vengono usate come un 9x21, quindi vi potrebbero costare anche 15, 16, 18 euro una scatola di cartucce. E dato che si possono usare tranquillamente dosi, pesi palla e misure del 9x21, sarebbe una
una stupidata non ricaricare questo calibro. Ovviamente vi porta una certa delle certe complicazioni, perché se avete una pistola in 9x21 dovete comunque andare a denunciare un altro calibro, perché ovviamente il 9x21 non ci va dentro, a meno che molti di fatti secondo me prediligono questa carabina in 9x21 appunto per usare lo stesso calibro che usano con la pistola nel fucile. È una carabina, come vedrete dal video di prova, che è molto stabile, ha un rinculo pressoché nullo e un rilevamento quasi assente. Su questa versione, nata come tutte con il porta baionetta e la mira regolabile, è stata montata una tacca di mira del primo tipo, quindi con due fori di diottra, uno più basso per i tiri a breve distanza e uno più alto per i tiri a lunga distanza. È una diottra originale che ha un suo costo, che però secondo me, su dato che quella originale diventava troppo ballerina, è stata una soluzione quasi obbligata. Si dice che questa carabina ha delle misure identiche a quella originale. Questo è vero fino a un certo punto, perché per esempio per installare questa diottra si è dovuto lavorare con la lima, si è dovuto lavorare anche per montare questo pezzo, che non è totalmente identico all'originale. E vi segnalo anche che la baionetta dell'M1 Carbine qua sopra non si innesta, quindi forse anche proprio di proposito, però non si innesta. È una carabina che costa all'incirca, sul nuovo, la versione in legno, sui 500 euro di listino, siamo sui 550 di listino. La versione in legno invece siamo anche un 100 euro più bassi. Nel mercato dell'usato si trova veramente poco, perché a parte che è da poco disponibile sul mercato e per un motivo o per l'altro non è ancora così diffusa. Monta i caricatori della serie 92 della Beretta, quindi quelli si possono usare tranquillamente per le versioni sportive, classificate sportive, quelli da 15 delle pistole, delle 98 FS per esempio, e addirittura, se li trovate sempre nelle versioni sportive, quelli maggiorati, che credo dovrebbero essere da 30 colpi. Proviamo a innestarne uno. Quelli di fabbrica, di quelli che dà la chiappa come questo, sono limitati a 5 colpi. Vedete questa rientranza nel caricatore che c'è anche nell'altro lato, non permette all'elevatore di abbassarsi più con all'interno più di 5 colpi. Può dare dei piccoli problemi da caricatore a caricatore, quindi in sé l'arma cicla bene, non ha inceppamenti strani, dipende un po' dal caricatore, soprattutto se si usa il caricatore come un'impugnatura, perché la mano va messa qui. Grossi difetti non ne ha, come detto, una carabina piuttosto precisa. E vi segnalo solo una curiosità, che pesa un etto e qualcosa in più di quella originale. Sarà per la canna, sarà per la massa battente, che pesa uno sproposito rispetto alla leva d'armamento di quella originale, ma il peso non si avverte, ma sulla bilancia viene fuori un etto e qualcosa in più. Lo smontaggio è leggermente complicato da questa manetta d'armamento, che a molti non piace, perché si vede subito, posso far vedere subito a confronto, spero riusciate a vedere qualcosa, come
lo vedo io, la differenza di funzionamento tra le due. Questa, la massa battente della chiappa è veramente salta all'occhio. E io non ho trovato qualche video in rete di video americani che questa parte, questo ponticello che unisce le due aste, in alcune carabine si smonta a due viti sotto, mentre in questa e in altre che ho potuto vedere da vicino non è smontabile. Non so se è un kit di aggiornamento o cos'altro. Io spero di aver detto tutto, vi lascio allo smontaggio per una visione più dettagliata dell'arma. Ciao! Ben ritrovati, vediamo brevemente lo smontaggio da campo. Come per l'originale, togliete la vite davanti e abbassate la molla che spinge la fascetta. Io uso brutalmente un cacciavite, ma se non volete rovinare la finitura utilizzate magari un pezzo in legno. Togliamo, sfiliamo in avanti la stina e dimenticavo di svitare il bottone del, se preferite una pinza, magari con le becche magari rivestite in nastro, magari per non rovinare la finitura, altrimenti una chiave del 9 va più che bene. Svitate tenendo premuto dall'altro lato, perché c'è una molla per lo sgancio del caricatore, e sfilate come nell'originale. Non so dirvi se il calcio, anche se dovrebbe esserlo, compatibile con le versioni originali, tant'è che sul banco di prova ci sono delle foto delle versioni sportive con il calcio abbattibile della M1 A1, quindi probabilmente il calcio è compatibile, magari ci vuole solo qualche aggiustata. Vedete, potete vedere da vicino com'è il funzionamento, vedete la pesante massa battente che chiude l'arma, vedete anche qua che non si vede quando è montato lo scorrimento sulla canna, dove la canna fa da guida per questa asta. Sotto potete vedere le quattro viti a brugola che servono per svincolare la massa battente asta dall'arma, che purtroppo, non essendo possibile svincolare questo ponticello che collega le due aste, non potete, cioè questo sistema vi resta a cavallo della canna, non potete sfilarlo perché non passa dal mirino. Come per cambiare questa parte, la fascetta anteriore, dovete togliere il mirino con questa spina davanti. Il mirino è in lega, non è in polimero, anche se il reinserimento non è molto semplice e molto veloce del mirino. Successivamente potete sfilare la molla di recupero, che la vedete qui. Non vi smonto tutto perché sennò il video diventa lungo e anche noioso. Il pacchetto di scatto è derivato, anzi è preso quello della versione in 22 di quest'arma che molti conosceranno. È stato aggiunto questo bocchettone in lega per far entrare il caricatore del 9 mm, insomma. Ha molte parti, come vi dicevo prima, in polimero, tra cui la sicura, che ricalca fedelmente quella dell'originale. Tutta questa parte
di castello, di semicastello del guscio dello scatto è in polimero, mentre il cane, che lo vedete all'interno, che è molto pesante, è in acciaio. Faccio vedere anche dall'altro lato. È una carabina, questa in particolare, 9 mm, molto semplice e per quello che può essere anche rifinita bene. Se volete smontare il pacchetto di scatto non è niente di difficile, dovete soltanto togliere questa spina elastica, spero riusciate anche a vederla, la sfilate, tirate indietro e avete liberato il pacchetto di scatto. Smontarlo è anch'esso è molto facile, molto intuitivo. L'unica cosa è questa manetta d'armamento, che è difficile da smontare. Rimontiamo tutto, poi come al solito, se avete ovviamente tutto un pezzo, se avete qualche domanda sapete dove scrivere. Rimontiamo la spina, la leva che tiene fermo la canna. E rimontiamo anche il fermo del caricatore. Perfetto, io vi saluto e vi ringrazio, al prossimo video vi lascio con le prove a fuoco, che spero possano essere più divertenti di questa presentazione. Ciao! Ben ritrovati amici del canale, siamo ritornati per la stagione 2016 a Valle d'Uppo. Mi sono iscritto anche qua e questa volta speriamo di ricominciare dei nuovi video, di farne parecchi sia qui che magari al campo di Mazzano. Spariamo con la chiappa M1 9 mm 9x19 che vedrete poi nella recensione. Sparo la piastra centrale e magari a qualche bersaglio, così poi vediamo i risultati. C'hanno 10 colpi. Beh, il rinculo è praticamente gestibilissimo, come potete immaginare dal calibro. Potete forse vedere, a parte la piastra che l'abbiamo presa, dovresti vedere tre fori. Sì, piuttosto centrati, poi sono i primi colpi che faccio con questa carabina, quindi ci potrebbe stare qualche errore. Io vi saluto e... ciao!
Faccio ancora una decina di colpi con la M1, così da vedere se il problema sono i caricatori o le munizioni, dato che abbiamo cambiato cartucce. Sì, direi che probabilmente il problema stava nelle cartucce, perché così inceppamenti non se ne sono verificati. Ciao!